Terza lezione sulla scienza del diventare ricchi di Wallace D. Wattles e iniziamo in questa terza lezione, come promesso, a esplorare quel certo modo di pensare e di agire che si conforma all'universo di abbondanza e ricchezza che costituisce, che è la natura spirituale, cioè essenziale, che è l'essenza della natura, è l'essenza dell'universo. Noi possiamo pensare in questo certo modo e agire di conseguenza in questo certo modo che ci permette di diventare ricchi perché operiamo, come abbiamo visto nella precedente lezione, all'interno di un universo che è progettato, autoprogettato per questo scopo, per creare sempre maggiore ricchezza. L'universo è abbondanza e ricchezza, per questo il nostro pensiero di abbondanza e ricchezza si conforma alla struttura stessa dell'universo. E iniziamo a esplorare questo certo modo analizzando il quarto capitolo della scienza del diventare ricchi, che si intitola piuttosto eloquentemente Principi primi. Quindi iniziamo già dalle fondamenta. Osserviamo e cerchiamo qui di acquisire in modo concreto queste fondamenta, che sono necessariamente fondamenta metafisiche. Vediamo innanzitutto il primo principio primo. Oggi, in questa lezione, lavoriamo soprattutto su questo aspetto. È importantissimo ribadirlo perché se accettiamo questo, e uso il termine accettare in modo consapevole, e lo vedremo alla fine di questa lezione, il perché di questa consapevolezza, se accettiamo il modo in cui Wallace D. Wattles, ovvero il sistema della scienza del diventare ricchi, funziona, allora possiamo agire conformemente a esso. E la prima cosa che va acquisita e accettata, compresa e fatta propria, è il fatto che agiamo sempre all'interno di un sistema metafisico. Siamo nella dimensione spirituale quando creiamo ricchezza con la scienza del diventare ricchi. Vi è una sostanza originaria da cui tutto deriva e che pervade, permea ogni cosa. Questa sostanza è intelligente, è informe, cioè conforma di sé ogni cosa, prende la forma di ogni cosa e crea ogni cosa, dà forma a ogni cosa. È intelligente, quindi sa, ha uno scopo, quello di creare continuamente abbondanza, ricchezza, di esplorare, potremmo anzi dire, abbiamo già citato Plotino, traboccando di sé, sente la necessità di donare al mondo e di esplorare nel mondo tutte le possibilità della sua unità. E tutto questo permette che noi creiamo ricchezza perché agiamo all'interno di questo universo. Il pensiero è l'unica forza che può produrre ricchezza tangibile dalla sostanza originaria. La materia vivente che compone ogni cosa è sostanza pensante e quando pensa a una forma la produce. La sostanza originaria si muove secondo i suoi pensieri. Ogni forma e processo che osserviamo in natura è l'espressione visibile di un pensiero emerso nella sostanza originaria. Man mano, la materia informe pensa a una forma e la assume, pensa a un movimento e lo compie. È così che tutto è stato creato. Ecco qui il principio primo, il primo principio primo. Viviamo in un mondo di pensiero che fa parte di un universo di pensiero. Il nostro pensiero
è dentro un universo di pensiero. Non vi è realtà fuori dal pensiero. Siamo immersi in un universo che pensa. Siamo esseri pensanti perché siamo dentro questo universo, fatti della stessa sostanza, non dei sogni, ma di questo universo, perché anche i sogni sono fatti della sostanza dell'universo. Questo pensiero è sempre in azione, sempre crea, perché ciò che pensa crea. Ecco perché noi possiamo creare, perché anche noi siamo fatti della stessa sostanza, in parte siamo canali espressivi di questa immensa, infinita o potenzialmente infinita, forse in continua espansione metafisica nella realtà, infinita in sé, ma potenzialmente infinita nelle cose, le sta creando attraverso l'avventura nella materia, nella cosa fuori di sé, direbbe Hegel, e noi possiamo creare proprio e forse solo perché siamo sostanza pensante all'interno di una sostanza informe di un universo pensante. Questo è il primo principio, il fondamento dei fondamenti. Possiamo creare perché siamo in un universo creatore. Possiamo creare attraverso il pensiero perché siamo dentro un universo pensiero. Secondo principio primo della scienza del diventare ricchi è un principio che entra già nel processo stesso di creazione concreta della ricchezza. Dico nel processo. Il primo principio primo ci ha illustrato il perché possiamo creare e il come creiamo. Il secondo principio primo ci specifica l'azione di creazione, come funziona. Ed è molto concreto perché ci mostra, direi, una mappa del tempo di realizzazione. Nel creare, la sostanza informe sembra muoversi lungo le linee di movimento che ha stabilito. Il pensiero di una quercia non causa istantaneamente la formazione di un albero adulto, ma innesca le forze che produrranno l'albero lungo linee di crescita prestabilite. Il pensiero di una casa costruita in un determinato stile, se dovesse affiorare nella sostanza informe, e vedremo come si fa a farlo affiorare nella sostanza informe, non ne causerebbe la formazione immediata, ma attiverebbe le energie creative già al lavoro, nell'industria e nel commercio, lungo percorsi che porterebbero alla sua esecuzione. Avete sentito? Questo è il punto essenziale della azione di creazione della realtà concreta, del tempo di realizzazione. Non come ci prendono in giro un po' le persone in malafede o le persone che anche in buona fede rifiutano questo modo di essere, perché non è soltanto un modo di pensare e di agire. Quel certo modo, questo certo modo diventa necessariamente, deve diventare quel certo modo di essere, quando stigmatizzano queste altre persone la falsità, diciamo, o la fantasiosità di queste idee. Ah, certo, allora, visto che la mente, il pensiero crea la realtà, creami adesso un forziere d'oro, creami una Porsche. Com'è che con il tuo pensiero non realizzi questo? Ah, io l'ho usata, altri dicono, la legge di attrazione, ma ho pensato a una Porsche, ho pensato a realizzare subito quello che avevo in mente, a cambiare lavoro, ad avere una bella casa, ad andare in vacanza tutte le estati ai Caraibi o non so in quale resort. Non si è realizzato, ergo non funziona. Avete sentito che non è così?
mi astengo naturalmente da interiezioni, perché non è così che funziona. Innanzitutto, e non fa parte di questo percorso, ma sarebbe bene, e anzi sarà bene tornarci sopra, noi non concediamo al pensiero neanche un minuto del nostro tempo, tantomeno il tempo che concediamo al rafforzamento del nostro corpo, alla costruzione del nostro corpo. Passiamo tutti i giorni in palestra, ore in palestra alla settimana, e neanche un minuto al nostro pensiero. Pretendiamo dal nostro pensiero gli stessi risultati che non pretendiamo neanche dopo 20 anni di palestra. Avevo promesso che non avrei fatto interiezioni né digressioni, e torno al nostro punto. Quello che ci dice Waters è questo, cioè il fatto che quando noi attiviamo all'interno della nostra sostanza pensante, che è pensiero, siamo dentro la nostra realtà, ok? Questa è l'immagine che, molto semplice ovviamente, che vorrei che però si imprimesse nella vostra mente, e progettiamo un'altra realtà dove vorremmo essere, che magari è una realtà completamente altra rispetto a questa. Non è che questa puff compare magicamente. Io innesco dei processi, cioè attivo un'azione, innesca dei processi che però permettono di arrivare al mio obiettivo. E vedete, poi ci tornerò sopra su questo schemino, che io esco dalla mia realtà per crearne una completamente altra, che non ha potenzialmente nessuna connessione con la dimensione attuale, con la mia realtà attuale. Ma questo fa il processo di creazione, innesca degli schemi, innesca, come dice Wallace D. Waters, delle linee, cioè stabilisce, diremmo, un fine. Nel momento in cui agisco in questo modo, cioè attraverso il mio pensiero, che so essere creatore poiché è all'interno di un universo creatore, e poiché questo universo è intelligente, e attraverso la mia azione di connessione con l'universo intelligente io invio una esatta frequenza trattino pensiero per creare, indirizzata, finalizzata alla creazione della mia nuova realtà, io innesco questi processi. Del resto, l'energia psichica, come ci ha dimostrato Carl Gustav Jung, ha proprio questa caratteristica. Jung dice che l'energia psichica non è un'energia solamente meccanicistica, anzi non è un'energia propriamente meccanicistica, come l'energia elettrica. Io posso utilizzare l'energia elettrica per qualunque scopo, per accendere la luce o per prendere o far prendere la scossa. Così non è per energia psichica. L'energia psichica non è neutra, ha sempre uno scopo. Quello scopo o è inconscio, nel senso che non è determinato da noi, ma è nell'inconscio, o può essere posto nell'inconscio attraverso il lavoro su di sé, attraverso la trasformazione del proprio inconscio. Tradotto nei nostri termini, l'energia creativa ha uno scopo, un'energia finalistica, e nel momento in cui la nostra energia psichica si connette con l'energia universale, con la mente o supermente, come direbbe il padre del nuovo pensiero, il padre spirituale del nuovo pensiero, Ralph Waldo Emerson, ecco che noi inneschiamo quei processi che ci porteranno al nostro scopo. È come se stabilissimo un percorso. Prima eravamo dispersi in innumerevoli potenzialità. Attraverso questa azione ordiniamo un percorso. Questo percorso poi ci permetterà, se e solo se ci manteniamo in connessione, cioè lasciamo aperto il canale, ci permetterà inequivocabilmente di realizzare il nostro obiettivo, a prescindere dal tempo, che non spetta a noi decidere, come avete sentito. Ma attenzione, questo non è un modo per giustificarsi, per mettere le mani avanti. È il modo esatto
Perciò lo impareremo, ci vuole pazienza, determinazione e perseveranza, ma non perché è così aspettando che avvenga il miracolo o che la fortuna ci aiuti. Perché funziona così? Perché se noi teniamo aperto il canale, l'universo sa che il nostro pensiero e energia è sempre connesso e sempre orientato allo stesso scopo, anch'esso ha una direzione, viene illuminato dalla nostra direzione individuale e continua a far agire le cose. Sia che quel giorno ci sembra che la cosa non funzioni, o per un certo periodo ci sembra che non stia succedendo niente, sia che invece, come accade in certi momenti, c'è quel salto che ci dimostra che effettivamente stiamo realizzando o procedendo concretamente nella realizzazione. Ma entrambe le cose sono equivalenti dal nostro punto di vista. Del resto, e non vorrei portarvi via troppo tempo, ma anche gli antichi dicevano la stessa cosa. Giamblico, che era un maestro riconosciuto come maestro di manifestazione spirituale, come maestro di teurgia, anche come maestro di guarigione, a chi gli chiedeva: ma come funziona? Cioè, ogni volta che ti metti in connessione guarisci o permetti la guarigione? E lui diceva: no, io non lo so. Questa è la differenza tra lui e tanti altri invece, che possiamo dire anticamente fossero soltanto dei ciarlatani, cioè che professavano il fatto di essere capaci di fare tutto quando volevano in qualsiasi momento. Lui diceva un'altra cosa, ed è esattamente il punto che resta fisso dagli iniziati a oggi: mi metto in connessione, io devo essere sempre centrato. Quando gli dèi, diceva Giamblico, vogliono, o quando si creano quelle condizioni affinché vi sia la manifestazione avviene, la guarigione avviene nel caso di Giamblico. Allo stesso modo funziona. Noi dobbiamo avere come unico scopo quello di tenere aperto il canale. E poi si realizzerà. Si realizzerà. Non importa quanto tempo nella nostra mente abbiamo programmato, non dipende più da noi. Si innescano delle linee guida, si innesca quel percorso, e quel percorso porterà inequivocabilmente alla realizzazione. Terzo principio, primo, conferma e rafforza i primi due, ci permette di avere un'ulteriore consapevolezza metafisica. L'uomo è una entità pensante e può originare pensiero. Tutte le forme che l'uomo modella con le sue mani esistono prima nel suo pensiero. Non possiamo dar forma a nulla se non lo abbiamo prima pensato. Fino ad ora l'uomo ha limitato i suoi sforzi interamente ai lavori manuali. Ha applicato la sua manualità al mondo delle forme già esistenti, cercando di modificarle e trasformarle. Non ha mai pensato di provare a dare origine alla creazione di forme nuove, imprimendo i suoi pensieri nella sostanza informe. Quando l'uomo ha un pensiero forma, utilizza il materiale esistente nelle forme della natura per creare un'immagine della forma che ha in mente. Fino ad ora non si è sforzato molto, o per niente, di cooperare con l'intelligenza informe, di lavorare con il Padre. Avete sentito, ha ribadito il concetto che noi operiamo all'interno di una mente universale, che il nostro pensiero è creatore. E il nostro pensiero, avete sentito, questo è l'elemento in più, per prima cosa deve fare? Deve lavorare con il Padre. Ecco l'aspetto metafisico che va acquisito e accettato. Cioè, il mio pensiero non crea la realtà direttamente, ma il mio pensiero crea la realtà perché si connette con la realtà universale, il pensiero universale che crea la realtà. Allora io
Creo la realtà come conseguenza della mia connessione. Se io qui metto con l'uno o con l'universo o con nome che sostituisce, o per meglio nome originario, se vogliamo così, di Adonai, l'individuo crea, ma questo se siete credenti, se non siete credenti in senso, nel senso di essere legati a una particolare professione religiosa, io nello specifico non lo sono, anche se mi considero fermamente, integralmente monoteista, quindi ecco, la mia religione è il monoteismo, quindi io credo in un, nell'uno, credo che esista, che sia. Ecco, io creo, e questa è la caratteristica specifica della scienza del diventare ricchi, non è così per tutti i sistemi di creazione di ricchezza, anche che utilizzano la legge attrazione, anche del nuovo pensiero, anche dell'epoca, la chiave suprema di Charles Hanel, lavora in modo molto diverso. Implica l'esistenza della mente infinita, ma nello specifico lavora invece solo o in particolare soprattutto sulla relazione conscio-subconscio, quindi la mente conscia e la mente profonda. Qui invece lavoriamo sulla mente conscia o la mente carnale, come dicono anche i nostri amici, e la mente superconscia. La struttura della scienza di diventare ricchi, questa è la particolarità, è la peculiarità, funziona così. È spirituale nella sua quintessenza. Non vi è alternativa. Il principale lavoro, certamente aiutato dall'azione sul subconscio, quindi dalla ripulitura di tutto ciò che ostacola nel subconscio, ma il processo di creazione non è subconscio o non è principalmente subconscio. Vedremo che naturalmente vi è una più profonda connessione tra le tre dimensioni, come anche in altri sistemi, ma principalmente noi qui operiamo a livello spirituale. Questa è la radicalità, non è affatto facile, anzi è la cosa più difficile, come vedremo subito. Ma tornando, questo è un elemento in più, al nostro schemino precedente, noi dal nostro punto di vista soggettivo, della nostra percezione esperienziale della realtà, potremmo dire, voglio creare questa mia nuova realtà è fuori da me. Come farò? È completamente distante, è altra, è un altro mondo. Ma in realtà non è così. In realtà dal punto di vista, diremmo, quadridimensionale, se osservassimo le cose dal punto di vista dell'universo infinito intelligente, noi vedremmo due elementi che fanno parte dello stesso ambiente. Sono equivalenti dal punto di vista della realtà quadridimensionale. Quindi se io ho, qui sì, certamente, la consapevolezza di connettermi fuori, ecco che poi questa creazione della realtà che viene operata dai meccanismi complessivi che, immaginate, no? La mente quadridimensionale o la dimensione quadridimensionale attiva su questo piano piatto dal suo punto di vista, ecco che non ci risulta più così incredibile il fatto che possa creare qualcosa che adesso non c'è. Non che c'è perché un po' l'ho avuto, un po' me l'hanno dato, un po' me l'hanno finanziato, poi magari forse trovo chi me lo finanzia, poi comunque sì ma, però attenzione ma, no va bene sì così, però magari andiamo a sentire. No, è così e funziona così. Vi ricordate quanto abbiamo detto nella lezione precedente? Non è una questione di ambiente, non è una questione di ceto sociale, non è una questione di intelligenza, è una questione del fatto che se noi operiamo con questa consapevolezza, agiamo nel nostro mondo con questa consapevolezza, creeremo la nostra ricchezza. E allora quale sarà il primo pensiero del pensare in un certo modo? Quale deve essere il primo pensiero
per pensare e agire in quel certo modo che ci permette di diventare ricchi? La risposta, naturalmente, è che il nostro primo pensiero deve essere portato sulla realtà della mente infinita, sulla realtà della sostanza informe, sulla realtà della materia informe, sulla realtà dell'universo pensiero. Dobbiamo sempre di più portare la nostra mente innanzitutto sulla realtà di questa realtà, non come concetto astratto, dicevo prima, sì ma, va bene ma, ma non abbiamo i soldi per, ma quanto costerebbe se, ma poi il mutuo A, ma poi i debiti B, tutte cose che io ho e ho avuto anch'io, quindi non vi parlo dall'alto della immortale sapienza, ma dal lato del filosofo, cioè colui che cerca, che ricerca la sapienza. Ma io ho messo in pratica da più di 10 anni questi principi e la mia vita è cambiata. E continuo a portarli avanti, poi naturalmente ho sviluppato altri strumenti, ho approfondito questi concetti, ho esplorato, ho avanzato e adesso punto ad altri obiettivi e utilizzo gli stessi strumenti con consapevolezza, credo, ancora più profonda, ancora migliore, più affinata, come tutti gli strumenti, ma non è che le difficoltà diminuiscono o i processi si dimezzano, i tempi dei processi si dimezzano, anzi i tempi dei processi magari si allungano di realizzazione, come abbiamo visto nel secondo, importante, fondamentale principio primo. Quando mi trovo in difficoltà, quando mi trovo un po' smarrito, riporto la testa, la mente su questo. Provate a farlo e sentite come già pensare di essere all'interno di un universo pensante che ci protegge, quello scudo, no? I salmi, quanto parlano dello scudo, del rifugio, della roccia, ma anche dell'ala, no? Sotto cui si sta, come albero piantato lungo corso d'acqua, che darà frutto a suo tempo, Salmo 1, ma soprattutto le sue foglie non appassiranno mai, riusciranno tutti i suoi progetti, che daranno frutto a suo tempo. Portate il pensiero qui quando vi sentite in difficoltà e cercate di sviluppare questo come primo pensiero, perché questo è il pensiero più difficile, in quanto è il pensiero più controintuitivo, controparadigmatico di oggi. Significa, come dice Waters, andare sempre contro le apparenze. Ma come? C'è la guerra? È un'apparenza? Ma come? C'è la malattia? È un'apparenza? Ma come c'è la pandemia? È un'apparenza? Ma come c'è la crisi energetica? È un'apparenza? Ma come c'è l'inflazione che ci fa pagare il triplo? È un'apparenza? Ma come l'energia di base elettrica, l'energia, il gas, la benzina è aumentata del 400%? È un'apparenza? Dai, dimmelo! Io non ho la risposta per voi. Vi do la risposta che ci dà Waters. È un'apparenza. È un'apparenza perché qualunque sia la realtà di adesso, l'avete visto, no? Questo è solo il prodotto di un pensiero. È solo il prodotto di un pensiero. Ora, la vera sfida consiste nel: riuscirò io a costruire la mia realtà che voglio con il pensiero che sviluppo connesso con la supermente infinita, nonostante questo mondo, nonostante tutte le apparenze, nonostante tutte le altre menti siano orientate, pensino a una realtà
di annientamento, di apocalisse, di paura, di terrore, di brivido, terrore, raccapriccio, come diceva il personaggio di Bonvi Cattivic. Posso io farlo? Tanti ci insegnano di sì. La storia di Abramo, per esempio, è esattamente questo. Si muove tra gli scogli in un mondo difficile, molto più difficile del nostro, e realizza la sua abbondanza. Ma è soltanto un esempio che mi è venuto in maniera estemporanea. La sfida è questa, io non ce l'ho risposta per voi. Questa è la sfida. Ed ecco perché, vi dicevo, è la cosa più difficile. Perché significa accettare. Questo potere si può acquisire solo cogliendo il fatto fondamentale che sta dietro alle apparenze, ovvero che vi è un'unica materia pensante da cui tutto ha origine, e siccome quella materia pensante non può essere guerra, distruzione, morte, brivido, terrore, raccapriccio, povertà, perché se così fosse sarebbe una sostanza pensante infernale, quindi saremmo all'inferno, ma siccome non siamo all'inferno, chi lo dice? Questo è il punto, ancora, ulteriormente. Non può essere progettata così la realtà. La realtà, se è organizzata in modo spirituale, se è orientata alla creazione, non può essere altro che bene. Chi lo dice? Quando ce ne renderemo conto, non avremo più dubbi e paure, perché sapremo di poter creare, ottenere e diventare tutto quello che vogliamo. Il primo passo per diventare ricchi è quindi credere in questi tre principi fondamentali. Credere. Chi lo dice? Nessuno. Chi lo dice? Nessuno, ovvero tantissimi, ma tutti quelli che vi porterei a testimonianza di questo, chi lo dice che dicono la verità? Siamo oggi molto contemporanei, come sentite, sto dicendo cose molto contemporanee, lo scetticismo assoluto rispetto a qualcosa, qualunque cosa che esuli dal materialismo gretto. Siamo all'interno di un paradigma, ma vorrei dire a coloro che dicono chi lo dice, e chi lo dice che il mondo deve essere brivido, terrore, raccapriccio? Chi lo dice che viviamo un universo unicamente materiale? Chi lo dice che tutto è determinato dal caso e basta? Chi lo dice che se uno si ammala e l'altro no è per cause genetiche? Chi lo dice che quelle cause genetiche sono determinate non si sa bene da che cosa, ma soltanto da elementi che possiamo analizzare dopo che si sono manifestati? Chi lo dice che siamo frutto unicamente di combinazioni cellulari? Chi lo dice che i nostri cervelli non sono altro che mere organizzazioni casuali di neuroni che producono escrescenze che chiamiamo pensiero? Chi lo dice? Tu? Chi lo dice? La scienza? Chi lo dice? Nessuno lo può dire. La verità è che siamo evoluti lievemente, cioè siamo evoluti dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista di evoluzione umana non siamo più avanti di quello che erano i primi che guardarono il cielo 10.000-12.000 anni fa, tantomeno siamo evoluti rispetto a chi ha pensato cose che oggi neanche più degniamo di un pensiero, come gli antichi greci. Ma qui è il punto: non lo dice Waters, non lo dice lo scienziato, non lo dice lo spiritualista, non lo dico io, non lo dice neanche il materialista. È una questione di credere. Perché dal credere a certi fondamenti, quindi da accettarli come realtà, dal credere in certi assiomi, da lì si deduce, da lì deriva ogni altra azione che allora diventa certamente ogni altro pensiero, ogni altra legge, che allora certamente da lì diventa razionale e coerente, ma in conformità con un principio fondativo, con dei valori fondativi, con delle attitudini fondative, con delle credenze fondative. Risalendo non si può non arrivare che a un fondamento che è inesplicabile, e lì è la credenza. O ci credo o non ci credo. Se accetto un mondo anonimo, un universo anonimo, cieco, completamente meccanicistico, non seguire la scienza del diventare ricchi. Ma non lo seguirai, non lo seguirai. Se invece accettiamo i fondamenti, i principi primi, allora,
agiamo e creiamo e diventiamo ricchi. Nonostante tutti gli altri esempi, nonostante tutta la storia, nonostante tutto il sapere, se rifiutiamo i fondamenti, rifiuteremo tutto questo. Ma la scelta dipende soltanto da voi. Io naturalmente l'ho fatta in maniera conforme alla mia attitudine, quindi in maniera piuttosto radicale, ma non mi sono accontentato dei dati, ho continuato ad approfondire, ma quell'approfondimento mi ha confermato quell'attitudine, quella spinta, quel sentire che mi dice che questa è la verità, che vi è una sostanza universale che io chiamo Dio, che è intelligente e che è così intelligente che sa e ha cura di tutti noi, di ognuno di noi. Ognuno di noi è sua espressione, suo canale di manifestazione e questo per quanto mi riguarda non è soltanto una gioia, ma è anche un'enorme responsabilità, è anche fonte di quel timore e tremore di cui così magnificamente ha evidenziato gli aspetti, diciamo, umanistici Kierkegaard, quel timore tremore che però mi fa vivere secondo la mia scelta e quindi secondo la mia libertà. La scelta spetta a voi. Dice a questo proposito, concludendo Wallace D. Waters questo capitolo, dovete abbandonare. Qui siamo già oltre la scelta. Il dovere è, avete accettato questo? E allora dovete abbandonare ogni altra concezione dell'universo a favore di questa teoria. E dovete rifletterci a fondo, fino a che diventerà il vostro modo abituale di pensare. Leggete questi principi di fede più e più volte, imparatene a memoria ogni parola e meditate a fondo su di essi, fino a credere pienamente in ciò che esprimono. Se vi viene un dubbio, scacciatelo. Non date retta ad argomentazioni contrarie. Non frequentate chiese o ascoltate sermoni che predicano visioni contrarie a questa. Non leggete riviste o libri che insegnano idee diverse. Se non ci credete pienamente, ogni sforzo sarà vano. Non chiedetevi perché queste cose siano vere, né speculate su come possano essere vere. Dovete semplicemente fidarvi.